Papa Francesco ha concluso il suo viaggio attraverso il sud-est asiatico e l'Oceania, lasciandosi alle spalle uno dei paesi più diversi dal punto di vista religioso del mondo, Singapore. Il capo della Chiesa Cattolica ha elogiato la tradizione interreligiosa del paese e ha concluso la sua missione da quattro nazioni con lo stesso messaggio di tolleranza religiosa lanciato all'inizio. Prima di ripartire alla volta del Vaticano, Bergoglio ha incontrato un gruppo di giovani e ha parlato della necessità per le diverse fedi di impegnarsi in un dialogo costruttivo piuttosto che insistere sulla giustezza delle loro credenze. Il viaggio di 11 giorni del pontefice lo ha portato anche in Indonesia, Papua Nuova Guinea e Timor Est. Lo scopo è stato quello di enfatizzare l'apertura e l'inclusione religiosa. Tra le altre cose, Francesco ha visitato la più grande moschea dell'Indonesia e ha firmato una dichiarazione sull'armonia religiosa con il suo grande imam. Quello di Bergoglio è stato uno dei viaggi papali più lunghi di sempre, sia in termini di giorni di viaggio che di distanze percorse. Oggi ha avuto luogo con una significativa cerimonia alla presenza del comandante del Comando Operativo Aeronavale di Pomezia, generale di brigata di Giolli Sedito Minuto, degli equipaggi e del personale del gruppo aeronavale del Vescovo Ausiliare Monsignor Cesare Di Pietro, del Sindaco di Messina Dottor Federico Basile e del Prefetto di Messina Dottoressa Cosima Di Santi, l'avvicendamento al comando del gruppo aeronavale di Messina tra il Tenente Colonnello Alessandro Santarelli e il Tenente Colonnello Rosario Vicedomini. Il tenente colonnello Alessandro Santarelli, nel corso della sua carriera, che lo ha visto impiegato per 36 anni nell'ambito del servizio aeronavale del Corpo, ha ricoperto numerosi incarichi di comando in sedi prestigiose. Oggi giunge al termine del suo periodo di comando durato 5 anni nel gruppo aeronavale, contribuendo in misura determinante alla sua crescita. Il nuovo comandante, tenente colonnello Rosario Vicedomini, originario di Salerno, laureato in giurisprudenza, è entrato in accademia nel 1998 e vanta 26 anni di servizio nel corpo. Durante la sua carriera ha ricoperto prestigiosi incarichi di comando operativo e di staff presso le sedi di Taranto, Pratica di Mare, Roma e Napoli. Prima di giungere a Messina è stato comandante del pattugliatore multiruolo P04 Osum, nave ammiraglia del Corpo. Segnali di risveglio nei volumi di traffico dei porti della Sicilia orientale, che registrano un rilancio in alcuni settori e una stabilità in altri. Si tratta di significativi indici di vitalità del sistema portuale della Sicilia orientale, commenta il presidente della DSP del Mare di Sicilia orientale Francesco Di Salcina. Sono numeri che, se lavoreremo bene, lasciano presagire importanti risultati nei prossimi anni, anche in vista dell'ulteriore piano di riorganizzazione che vedrà la luce nel 2025. Essi ci suggeriscono anche alcune migliorie da apportare, che dovranno tradursi in azioni concrete da mettere in campo senza titubanze, in sinergia con gli operatori portuali. Stabile invece il numero di TEUS. I container, seppur nei limiti della ragionevolezza, sono scommesse a medio-lungo termine, sottolinea Di Salcina, che ci auguriamo possa scontare il meno possibile gli effetti pur presenti della crisi di Suez e dello spostamento del termine al Tirreno a Porto Megalese. Infine i dati sul crocierismo, leggera flessione che non preoccupa al momento alla luce dell'esploit del 2023 che difficilmente avrebbe potuto replicarsi nell'attuale esercizio. Uno degli acciai più noti d'Italia, il Dosdè in Lombardia, sta scomparendo. Le abbondanti nevicate di aprile e maggio hanno alimentato le speranze dei glaciologi regionali sul futuro del ghiacciaio, ma i primi risultati delle misurazioni di fine estate non sono così rassicuranti. Ci troviamo sulla fronte del ghiacciaio di Dosdè Est, abbiamo effettuato le misure frontali, quest'anno abbiamo rilevato circa 7-8 metri in meno rispetto all'anno precedente. Il ghiacciaio continua a perdere volume ogni anno, dal 1991 è scomparso quasi il 45% della sua superficie, l'unico sollievo è che quest'anno si è sciolto meno degli anni precedenti. Al ghiacciaio, per riprendere qual è lo stato di innevamento a fine estate, e il risultato è quello che vedete, purtroppo il ghiacciaio è coperto forse per il 20% della sua superficie da neve residua dell'anno, di conseguenza il bilancio non potrà essere che negativo. Non va meglio nel resto delle Alpi. Gli scienziati avvertono che se il riscaldamento globale continuerà a surriscaldare il pianeta a questo ritmo, il ghiacciaio della Marmolada, il più grande delle Dolomiti, è destinato a scomparire entro il 2040. Una condanna a morte che condivide con i due ghiacciai più grandi delle Alpi, quello dell'Adamello e quello dei Forni.
Il ritorno all'energia nucleare, abbandonata dall'Italia nel 1987, è stato più volte presentato come la soluzione ideale alla necessità di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. Ora anche l'attuale governo italiano vuole ripensare il proprio approccio in materia. Il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin ha recentemente annunciato l'intenzione di introdurre nuove norme entro la fine dell'anno per consentire l'uso di tecnologie nucleari nel paese. Sono state iniziate molte operazioni che preludono a una ripresa in considerazione del nucleare in Italia, però un'indicazione univoca e determinata ancora non c'è, chiaramente. La piattaforma che ha annunciato e ha messo in atto il ministro Pichetto è molto interessante, perché naturalmente è una mappatura di quello che abbiamo ancora di nucleare in Italia, ma anche in Europa, che fa il paio poi con un'indagine conoscitiva che è in Commissione Ambiente e Turismo alla Camera. Con una domanda globale che dovrebbe raddoppiare nei prossimi 10 anni, Zucconi ritiene che le energie rinnovabili da sole non bastino. L'utilizzo di nuovi tipi di impianti potrebbe soddisfare fino all'11% della domanda energetica nazionale entro il Si stanno 2050. tracciando però adesso delle possibilità alternative di centrali molto più piccole di nuova generazione che secondo me invece andrebbero attenzionati molto. È solo un segno di aggregazione civile, di aggregazione per qualche evento, ma è davvero un segno di gioia, di festa. Quando si suonano le campane, quando si sentono le campane, già il cuore si allarga. È vero anche che per alcuni è segno anche di fastidio, tra virgolette, lo sentiamo in alcuni paesi, in alcune appunto parrocchie, comunità, però non solo per quelli del luogo, ma anche per i turisti, è proprio segno di festa. Buongiorno mister, Enzo Stroscio, Globus Television. Mister, campionato in corsa, sono le altre squadre che si devono adattare al Catania o nella strategia il Catania deve anche vedere come si posizionano le altre squadre in campo e con la situazione ovviamente di classifica. Siamo all'inizio del campionato. Io sono un allenatore che studia tanto, insieme al mio staff che sta lavorando in maniera incredibile, l'avversario, perché i dettagli fanno la differenza. Il sapere i punti deboli di un avversario o i punti di forza di un avversario è fondamentale per fare una strategia di gara. Poi sarà il nostro atteggiamento, quello che adotteremo in campo domani a stabilire che partita sarà. Affrontiamo una squadra, il Picerno, che non ha 7 punti per caso. Ha un'idea di gioco ben precisa e leggibile. È una squadra che ti sollecita a differenza del Benevento, che ti poteva sollecitare dal punto di vista individuale, loro ti sollecitano per l'interpretazione degli spazi che occupano. Quindi bisogna essere molto concentrati, molto attenti. È il momento che bisogna spingere, stare sul pezzo, non mollare di un centimetro perché abbiamo intrapreso la strada da percorrere, bisogna spingere sull'acceleratore verso quella direzione.